Le marche rimangono in zona arancione almeno fino al prossimo 3 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina sui propri canali social il governatore Francesco Acquaroli al termine di un vertice telefonico nel quale ha ricevuto l'indicazione dal ministro della salute Roberto Speranza. La possibilità di poter tornare in zona gialla quindi slitta al 4 dicembre. Il presidente Acquaroli ha infatti sottolineato che se i dati raccolti la scorsa settimana dovessero essere confermati anche dai numeri parziali registrati nelle ultime giornate e da quelli che si raccoglieranno nelle prossime ore, il declassamento dalla zona arancione diventerebbe ufficiale. Proprio questa domenica, infatti, scadevano i 14 giorni dall'ingresso delle marche nella fascia di medio rischio. Annullata quindi l'ipotesi di poter tornare in zona gialla a partire già da questo fine settimana. Lo stesso Acquaroli, infatti, ha ricordato che per poter retrocedere nella fascia più bassa è necessario attendere due settimane dal giorno in cui viene registrato il primo dato positivo rispetto all'andamento della pandemia sul territorio regionale. Nel frattempo, i dati comunicati dal servizio sanità della Regione Marche segnalano che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2001 tamponi. 1956 nel percorso nuove diagnosi e 45 nel percorso guariti. I positivi sono 490 nel percorso nuove diagnosi, con 103 casi nella provincia di Pesaro e Urbino. Numeri leggermente in calo rispetto a quelli di ieri, con quasi 200 tamponi effettuati in meno. A partire da oggi inoltre gli operatori telefonici della regione saranno nuovamente a disposizione per fornire ai cittadini marchigiani tutte le informazioni e le risposte ai quesiti sul Covid-19. Il numero verde 800 sarà attivo tutti i giorni il mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Aggiornamenti arrivano anche dall'ospedale Santa Croce di Fano, dove negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi positivi al Covid-19 tra i pazienti del reparto di medicina. Ad oggi risultano essere 17 le persone contagiate tra degenti e personale sanitario. Per bloccare la rapida corsa del virus nell'ospedale COVID-free della provincia, oltre ai controlli a tappeto effettuati ad ospiti e operatori della struttura, è stata istituita una bolla per isolare tutti i soggetti risultati positivi in attesa del trasferimento. Sul caso sono intervenute anche le sigle sindacali di categoria FPCGL, CISL e WILL le quali hanno inviato un'informativa unitaria per avere aggiornamenti sulle cause alla base del focolaio che si è generato al Santa Croce e alle misure di tutela adottate per il personale e i pazienti.